All'età di 16 anni il Signore mi fece capire che un giorno sarei partito per l'Africa, ed è lì che nasce il discorso Africa. Avevo 16 anni circa e una notte il Signore mi diede un sogno spirituale, e oggi posso dire che è stato un sogno spirituale perché si è realizzato in tutto e per tutto. Il sogno è molto semplice: io mi trovavo in Africa e c'era questa grande distesa deserta, questo deserto enorme color arancione mattone, e dinanzi a me c'erano 50 uomini neri, africani neri, ai quali io predicavo l'Evangelo, e mi ricordo anche il tipo di predicazione che facevo. La mattina mi alzai, riflettevo su questo sogno e dissi tra me e me: un giorno io partirò missionario in Africa. Andai dal mio pastore e ne parlai con lui. E mi ricordo che gli dissi: pastore, io devo partire missionario in Africa. Immaginate un ragazzino a 16 anni che viene a dirgli questo. E lui mi guardò e mi disse: ma figlio mio, ma dove ti devo mandare? E poi continuò. Era pressappoco il 98-99. E lui mi disse: sai, con molta tranquillità, con molta dolcezza, mi disse: sai, la nostra opera ancora non è pronta per queste cose. E questa frase mi ha fatto chiudere in me. E dissi a Dio: da ora in poi io non parlerò più con nessuno. Se è stato il tuo sogno, se questa è la tua volontà, tu dovrai preparare tutto. Io non andrò a parlare più con nessuno, non dirò niente a nessuno, perché io non voglio che la gente pensi che io sia diventato un pazzo, un super spirituale, spiritualoide, un sognatore, il nuovo Giuseppe. Allora mi chiusi in me, e per anni, quello che vi ho detto adesso è stato nascosto nel mio cuore, non ho parlato più con nessuno. Dopo qualche anno, io ne mettevo nel mio cuore il desiderio di andare alla scuola biblica, io non ci volevo andare. Stavo bene dove ero, non mi mancava nulla. Sono stato contento di rivedere Valentina Servo, perché siamo cresciuti insieme pressappoco, anche se lei è un po' più piccola di me, ma siamo cresciuti insieme. E tra me e Dio si creò questa lotta interna, lui che mi spingeva per andare e io che non volevo, fin quando a un certo punto Dio usò le maniere forti, mi mise con le spalle al muro. Mio padre mi chiamò e mi disse: sai, mamma ha fatto una serie di accertamenti e gli hanno trovato un carcinoma maligno. Avevo 18 anni circa, quindi potete immaginare un po' quello che è successo nella nostra casa, nella nostra famiglia. E in più mi disse: c'è un'altra cosa che ti devo dire, gli hanno dato 8 mesi di vita. Io avevo 18 anni circa, mio fratello 14, mia sorella 11. Quindi un giorno mi trovavo disteso su un divano, guardavo il soffitto e riflettevo su questo e dicevo: mamma mia, 8 mesi e non vedrò più mia madre. Mia madre morirà, che sarà di noi, che sarà della nostra famiglia. Quando a un certo punto mi ricordo che dissi a Dio queste parole: ho capito, se tu guarisci mamma, io partirò per la scuola biblica e ti servirò lungo. Questo è avvenuto nel 2000, siamo nel 2016 e mia madre è ancora viva, perché Dio è fedele. L'ha guarita, i medici l'hanno dichiarata guarita, neanche loro si spiegano il perché. Lui aveva fatto la sua parte, toccava a me fare la mia. Così all'età di 21 anni partì per la scuola biblica, mi sono diplomato lì e lì conobbi la mia attuale moglie. E mi ricordo che prima di fidanzarci io parlai con lei, dissi: sai Sara, io sto per diplomarmi a scuola biblica, non so dove mi manderanno, e gli dissi soltanto le cose brutte del ministero. Tutto ciò che di brutto mi passava per la testa, io lo dicevo. Dissi: tu sei d'accordo, hai capito quello che significa? Non vorrei che poi... Mi disse: sì, io ti seguirò. Gli si aspetta, dopo tanti anni,
che non avevo più parlato, chi si aspetta, perché cari giovani, con le nostre fidanzate e con le nostre mogli e viceversa, dobbiamo essere chiari prima, non dopo. Non pensare che dopo sistemerai la cosa, perché potrebbe essere tardi. Si chiama prima, amen. Oppure se non sei d'accordo, io sono d'accordo. Allora gli si aspetta, ragazzi, devo dire una cosa, dice, probabilmente, perché io ormai non sapevo che fine avrei fatto, probabilmente un giorno io posso partire in missionario. E lei, forse non lo so cosa pensavo, non se l'aspettava, disse sì, io ti seguirò ovunque tu andrai. E così ci siamo sposati, abbiamo servito Dio in Sicilia, in Calabria, in Puglia, però sapete, il sogno è sempre lì. Ricordo le notti insonne che io feci, riguardo sempre quest'Africa, questa spinta interiore, pensavo sempre, era un martello pneumatico quest'Africa, e però non vedevo una via d'uscita. Non sapevo a chi rivolgermi, non sapevo con chi parlare, non esisteva un dipartimento estero. Dico, rivolgendomi all'estero, a chi mi rivolgo all'estero? A qualche società missionaria, ma non conoscevo nessuno. Nel 2012 mi trovavo al centro Cades per una serie di seminari. E un pomeriggio, in quel periodo, mi arrivarono alcune comunicazioni riguardante la persecuzione che si stava verificando in Nigeria, cosa che purtroppo dura fino ad oggi. Allora io scrissi una mail, e la mail diceva: noi pregheremo per voi, Dio vi benedica, tutto qua. Non avevo l'indirizzo mail, così andai su internet per cercare, e nella lista mi uscì Nigeria e Niger. E io gli dissi tra me e me: ma esiste una nazione che si chiama Niger? Io non lo sapevo, non avevo proprio l'idea, non conoscevo proprio del Niger, non sapevo niente del Niger, non credevo che potesse esistere un paese che si chiamava Niger. Conoscevo della Nigeria perché è molto più conosciuta, ma non del Niger. Tanto è vero che pensai, guarda, hanno sbagliato. È la stessa nazione, però hanno sbagliato. Dico, per evitare di sbagliare io, mando la stessa mail a tutti e due gli indirizzi, convinto che fosse la stessa cosa. Il presidente dell'Assemblea di Dio della Nigeria non mi rispose. Il presidente dell'Assemblea di Dio del Niger, e poi lì scoprì che era un'altra realtà, mi ringraziò del semplice messaggio che scrissi e mi invita a me. Dopo tanti anni che aspetto di vedere quest'Africa. Io ero stato in Egitto in viaggio di nozze con mia moglie, ma la gente che vidi non aveva lo stesso color di pelle della gente che avevo visto nel mio sogno. In effetti non sono neri, l'Africa del Nord. Quando arrivo in Niger non vedo nulla perché è tutto buio, mi portano in questo albergo, che chiamarlo albergo è un'offesa per i veri alberghi, ma la mattina io non ho altro pensiero che svegliarmi presto per andare a vedere quest'Africa nera. Apro il cancello e cosa vedo? Vedo il colore di quel deserto. Aveva e ha lo stesso colore del deserto che avevo visto 14 anni prima nel mio sogno. È la stessa, è la gente che passa, il colore di quella pelle è lo stesso colore degli uomini che avevo visto nel mio sogno 14 anni prima, perché erano passati 14 anni. E io, appoggiato a quel cancello, dico: questo è il luogo, è qui che Dio mi ha chiamato. Ritorno in Italia, glielo devo dire a mia moglie, e mia moglie si dimentica la frase che mi aveva detto prima di fidanzarsi. E c'aveva ragione, poverino. Avevamo due bambini piccoli, stavamo bene ovunque eravamo, abbiamo servito Dio bene, non ci mancava nulla. E mi ricordo che lei mi disse: vai a pregare. Dissi: guarda, le preghiere sono finite, è da tanti anni che stavo aspettando questo,
è lì dove Dio ci ha chiamato. In concomitanza nasce il Dipartimento delle Missioni Estere. Però la mail che arriva dice che il Dipartimento Estero, la prima mail, nasce in risposta alle necessità dei Balcani. Non so se tu ti ricordi questo. Dico io, Signore, io la faccio la domanda. Se loro mi manderanno nei Balcani, io ti ubbidisco, perché servizio è sempre servizio. Però il punto non era quello, perché anche nei Balcani c'è grande bisogno. Il punto era che io avevo visto l'Africa, che io avevo visto il continente nero. E quindi vado in tilt. Mi prendo di coraggio, chiamo il fratello Gargano. Ci incontriamo in un raduno monitori. E lì, sapete quando il sacco pieno si svuota tutto? E così, dopo tutto quello che non avevo detto per 14 anni, gli dissi tutto. Dissi, fratello, questo è quello che è successo nella mia vita, gli raccontai tutto, come lo sto raccontando a voi. Lui mi guardò e mi disse, vedremo. Ma lì io ebbi la certezza che lui aveva capito quello che Dio mi aveva dato. E così il 2 settembre nel 2014 io, mia moglie e i bambini siamo partiti in Niger e abbiamo dato vita al primo campo missionario delle Assemblee di Dio d'Italia. Dal sogno all'arrivo sono passati 16 anni. 16 anni di attesa. Ma Dio è fedele. Dio è fedele.